E ieri qui al comune di Marsala si è svolta una riunione in merito alla situazione dello stadio municipale di Marsala. Che cosa è emerso da questa riunione? Siamo qui in compagnia con l'assessore Andrea Baiata. Sì, finalmente ieri dopo vari appuntamenti dalle 10 alle 10 e mezza, mezzogiorno, insomma alle 12 e mezza finalmente sia io che il dottore Fazio ci siamo incontrati con il signor Cottone e diciamo parte della dirigenza con il signor Licaus e qualche altro per discutere l'affidamento di questo stadio. È stata una riunione molto serena, tranquilla, abbiamo discusso attentamente tutti i punti a disposizione, quello che ha chiesto il Marsala Calcio, quello che possiamo dare noi sia sui lavori ordinari, lavori straordinari, la partecipazione quindi di altre società come i Fenici che continueranno lì a stare sempre là dentro, oppure l'Atletica Leggera perché occuperanno la pista, eccetera. Diciamo che con una riunione molto serena abbiamo raggiunto un accordo, quindi dare al Marsala Calcio per 5 anni lo stadio municipale Lombardo Ancotta, quindi la gestione totale di questo stadio, e nello stesso tempo alcuni accorgimenti che abbiamo messo, e quindi siamo stati tutti d'accordo su questo. Quindi in settimana ora ci riuniremo di nuovo per la firma, in quanto ieri abbiamo buttato le basi, quindi abbiamo scritto tutto quello che dovevamo scrivere per quanto riguarda sia da una parte che dall'altra. Questa settimana quindi il dottor Fazio preparerà tutta la bozza definitiva e quindi andrà alla firma, e il Marsala potrà già adoperarsi fin subito di organizzarsi per sistemare il manterboso, quindi noi come comune per sistemare le cose più grosse, quindi le esigenze che spettano al comune, quindi andiamo di comune accordo e speriamo che nel più breve tempo possibile il Lombardo Ancotta possa rifiorire come una volta e quindi essere a disposizione di tutti e quindi anche dei tifosi, perché stiamo vedendo anche di aprire la curva, che è la cosa più importante, diciamo che quella costa meno e quindi il popolo può andare anche là dentro a vedere le partite. Diciamo che abbiamo raggiunto un accordo che siamo stati contenti di tutte e due le parti. Ecco, il problema della curva, si parlava di inagibilità della curva, in che modo, quali lavori effettivamente bisogna fare per poter renderla nuovamente agibile? No, sono pochissimi lavori, intanto quello della sistemazione dei bagni e quindi delle porte che sono diciamo malandate, poi un po' di pulizia interna e anche la situazione per quanto riguarda qualche vetro che dà sulla parte dello stadio che ha bisogno di manutenzione, quindi siamo pochissime cose, quindi fatte queste cose chiameremo la commissione di vigilanza come si è fatto in passato sia per la tribuna che per la gradinata e quindi apriremo tutto il Lombardo Ancotta quindi a disposizione del Marsala Calcio.